Allora, io, ragazzi, io non ho parole. Allora, questo è un Epiphone Hummingbird, cioè l'Epiphone Les Paul, che mentre l'Hummingbird è una dreadnought, chitarra dreadnought, e quindi, ma un Les Paul che è una chitarra elettrica, ho un vero ukulele Les Paul, poi farò vedere una vera rivoluzione di una chitarra elettrica con corde in metallo e magneti pick-up. L'ukulele Les Paul dell'Epiphone è un Epiphone, è uno dei peggiori ukuleli che possa esistere, ma non lo dico io, lo dicono alcuni persone che sono esperte di ukulele, fra cui Barry Matz o Ken Middleton, che non ha potuto dirlo proprio, però io l'ho più volte ho suonato, non mi sono messo a suonarlo, però ho sentito il suono. È un suono molto afono, povero, povero di armonici, e insomma ha il suono di un ukulele da 25-30 euro. Anzi, il Barry Metz ha pure rincarato la dose, cioè ha fatto di tutti gli ukulele che aveva, e il prezzo non è poco. Ora, io ho questo strumento e vi dico che è su un altro piano rispetto all'Epiphone Les Paul, ed è una Epiphone, quindi non mi dite che io ce l'ho con l'Epiphone o per qualche motivo. Allora, è uno strumento costruito molto pesante, la tavola armonica è pesante, l'incarnatura è pesantissima. Io sono riuscito a raffinare le catene, almeno quelli raggiungibili con la mano, e il suono si è aperto, ma non ho potuto. Praticamente è costruito come una chitarra, anche il posto in cui sono, come sono messe, tutto, e anche i segni, ha dovuto mettere uno qui. Lo strumento effettivamente, vabbè, rispetto all'Epiphone Les Paul, che è una cagata, io lo dico, ragazzi, è una cagata pazzesca, perché c'è l'opinione, ma ci sono pure i fatti. Ha un suono di cacca. Ed è tutto, e costa più di 100 euro. Adesso non so quanto costa, ma almeno 130-140 euro. E leggo delle recensioni di persone che non si sa da dove sbucano, che esperienze hanno dell'ukulele, e che si tengono. Adesso l'ho persa. È una serie di stupidaggini una dietro l'altra. È bello che l'ambiente dell'ukulele non ha gli anticorpi, per dire, come dico io, ma che sta di, perché c'è spazio per le diverse opinioni. Sapete che io dico corde Aquila sono soggettive, non ho mai detto di non comprarle, ho detto soltanto di prendere in considerazione anche altre corde. Esteticamente bello, suona carino, ma suona che, scusate, ma esteticamente bello lo vedete e giudicate voi. Suona carino, non mi sembra molto professionale come recensione di un ukulele. Se riesco compatibilmente con questo computer, quando ho bisogno di fare una cosa, si impalla sempre. Prima l'ho aperto la scheda. Adesso, comunque, adesso quando aprirò la scheda vi illustrerò, perché adesso, ragazzi, tolleranza zero sulle stupidaggini. Se loro vogliono accettare il confronto, mi facciano un controvideo. Allora, prima di tutto, io non so chi sia questa persona e da dove sbuca. Non vi fidate mai delle persone che non si sa chi sono, che esperienza hanno dell'ukulele. Lo suonano da 3 giorni e vengono fuori con improbabili recensioni di ukulele. Oltretutto, come si fa a scegliere il peggior ukulele per rapporto qualità-prezzo? Allora, volevo un ukulele amplificato con cui collegarci degli effetti, fare un po' di sano e fottuto heavy metal. Si sa che l'ukulele è lo strumento più adatto per fare heavy metal. Ragazzi, poi vi farò vedere, c'è un vero ukulele elettrico Les Paul con i pick up magnetici e le corde in metallo della Risa, e costa quasi 600 euro. Un signor strumento, ma qui parliamo di una cagata
Cagatina. Dopo aver valutato le posso acquistare un pick up, un pick adesivo. Ma che è sto pick adesivo? Quello della fase della, ecco, che costa 16 euro. Ma cioè, come fa uno a fare heavy metal con un'oculata con un pick up adesivo? Ho deciso che era meglio prendere una cosa già pronta. Pieso, questa è una persona di ukulele e di strumenti, non ci capisce niente. Al solito non ho voluto andare a comprare una cosa professionale, ma non si sa mai, prendessi una cosa buona. Perché reputo stupido spendere centinaia di euro per un ukulele. Che bella stima è dell'ukulele. Peraltro da suonare in casa per divertimento, meno male. Ma magari pure queste cose qui era meglio che te le tenevi, te le scrivevi e te le lasciavi a casa. Mi ero innamorato delle colette di Auletto Harley Benton. Non è un granché, ce n'è un altro migliore, un migliore in legno, che è l'imitazione di un altro. Però ha le corde corte, suona tirato e suono tirato. Ma vorrei capire dove l'ha capito. Io non so che vuol dire corde corte. Vediamo, si chiama diapason. E poi corde e suono tirato. Che sarà il suono tirato? Non lo so. E avevo paura che senza una cassa di risonanza un ukulele economico avesse un suono troppo giocattoloso. No, un ukulele fatto apposta con piezo, che gli fa anche la risa, fatti con piezo, è la stessa che ha fatto il mio ukulele Les Paul, non hanno un suono giocattoloso. Non meno che una chitarra elettrica ha un suono giocattoloso. Che prende le magistro nel foro. Un modello non è? Harley Benton Q100 e me ne sono innamorato. Non so tutto il costo. Poi, ma è. Ah, ma dell'Harley Benton, ragazzi. Non è della Epiphone. Scusate. Allora. Scusate, Harley Benton. Vabbè, se è tipo quello della Les Paul della Epiphone sarà una cagata pazzesca. Allora, Harley Benton. Ah, scusate, mi sono ottopato perché qui parlano sempre. Vediamo un po' se lo trovo. Scrivo Les Paul, vediamo se ne esce subito. Adesso, prima che lo becco, Harley Benton. Uffa. Come cazzo si chiama? Ragazzi, io non sono contro Harley Benton, ve lo dico subito. Allora, ho visto Les Paul, pensavo che fosse il solito Epiphone. Epiphone, Les Paul, il famoso strumento di cui ha parlato bene quel grandissimo esperto di ukulele, il detto Giuliano Brunner, che per parentesi ha 200 abbonati meno di me, da lui si ritiene chissà che cosa. Allora, vediamo un po'. Sempre non si vede un cazzo. Allora, Harley Benton. Harley Benton UQL100E. UQL100E. Soprano. Vediamo che a me non mi risulta che l'Harley Benton ha fatto un'altra cagata tipo Les Paul. Allora, è semplicemente un ukulele. Ah,
ukulele. No, no, l'immagine che ha dato lui non corrisponde a questa. Vediamo un po'. Sì, più o meno. Allora, vediamo un po', 1, 2, 3, 1, 2, vabbè, vediamo un po' com'è questo Harley Benton, se è come l'Epiphone è una cagata. Allora, questo non è un ukulele elettrico, è uno strumento elettroacustico. È uno strumento che ha un pick-up magnetico, un pick-up, scusate, piezo. Vediamo, adesso il suono è col pick-up. Ragazzi, 49 euro, ma come può essere? Ma solo il sistema di amplificazione costa 20-30 euro. No, 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 non può, no, cioè, poi ci sarà qualcuno che io. Vabbè, è uno strumento da 49 euro compresa l'amplificazione, quindi anche se gli Harley Benton sono economici, vediamo cosa dicono gli altri, le recensioni di questo ukulele su Thomann. Not good. Ecco una. Vabbè, questo alcuni hanno detto che è buono. Ricordate che quasi tutti quando hanno preso uno strumento tendono più a dire che è buono perché serve ammettere a se stessi che sono stati fregati oppure che si sono. Che hanno tuppato nella scelta dello strumento. Torniamo alla recensione di questo strumento. Allora, c'è uno strumento che costa 50 euro. Io ho uno 54 euro, però non ha l'elettronica, è della Eco. Contando che l'elettronica dovrebbe costare. Ma proprio se fa cagare, minimo 10 euro o 15 euro. Ma per sicuro il Marshall mette 2, cioè tu metti un Marshall, adesso non lo so quanto è grande, su MS2, però Marshall danno l'idea di essere amplificatori non di poco volume. Ah no, no, è proprio una cagata. Sì, vabbè, allora va bene. 25 euro è non serve a niente praticamente. Cioè, praticamente, come fai a fare la recensione di un ukulele con un amplificatore piccolo così? Vabbè. Adesso andiamo a vedere, io mi immaginavo chissà che cosa al Marshall. Un watt con durata batteria limitata. Non esistono batterie da durata illimitata, quindi suono overdrive magnifico. Cioè, praticamente questo c'è una cosa così. È un overdrive magnifico. Cioè, solo un pedale che ti dà l'overdrive costa 50 euro, minimo. Per gli effetti ho da molti anni una pedaliera elettronica Korg che non è il massimo a mio avviso, no, invece il resto è proprio il massimo. Con distorsione mi metti ad avere un corpus, cioè veramente uno strumento acustico, parliamoci chiaro, con un piezo che è uguale a questo, dovrebbe diventare uno strumento per fare heavy metal fottuto. Beh, Thomann è un buon sito, per questo veramente.
veramente bello, bello, bello. Pare quasi un soprano long neck, forse perché il collo piccolo. In realtà, ma non credo proprio. Da quello che ho visto, ha un manico esattamente normale. Sono più larghi del mio My Maiello. Quello che John Tom ci va a cagare. La sketch è stupido, però lo strumento è un entry level dignitoso, ma insomma, sempre robettina. Io ce l'ho più simili al Mai Mai MS77G. Mentre la cassa non ha dimensioni né l'ukulele suono di un ukulele concerto. È un soprano. E sicuramente diceva molto bello, bei colori. Vabbè, ma l'estetica, ragazzi, basta vedere la foto. Ciò che non mi piace sono le corde. Beh, le cose che vengono sono quelle che costa 50 euro, non ci possono spendere 10 euro, credo. Nylon super trasparente, ma il nylon è trasparente, punto e basta. È molto morbide, morbide, hanno poca tensione. Penso che siano state messe apposta essendo un elettrico. No. Se stai inventando le cose, cioè la Harley Benton mette le corde con meno tensione. Per mettere un grand bend bisogna fare attenzione al suonare perché essendo morbido si tende a distorcere il suono. Non so che vuol dire. Essendo morbidi si tende a distorcere il suono. Le meccaniche sono molto imprecise, 50 euro. Per accordare lo strumento ci vuole pazienza perché le vita continua non bacia perfettamente con l'ingranaggio, per cui ci sono dei laschi durante la regolazione che rompono proprio i coglioni. Questa è la cosa peggiore di tutto l'ora perché la distanza di 2 settimane mi trovo di continuo con l'ukulele da accordare. Ma vai, hai speso 50 euro. Sono ukulele elettrificato. Prendevi questo che c'ho, l'ukulele duo ukulele. Ecco, perché la Harley Benton non è male, però ci devi spendere un qualcosa per avere i modelli un po' superiori, perché se metti i modelli più bassi della Benton fanno effettivamente cagare, e ve lo dice uno che ce l'ha la Benton, non ukulele però. Per una volta non è giusto, sì, allora queste sono le cose di tutto, perché a distanza di 2 settimane mi trovo continuo con la, il problema si presenta più con il do e mi, che hanno un appunto una meccanica regolare imprecisa. Anche una volta che la trovi il giorno giusto e fai come la vite non tiene bloccata la perfezione ingranaggio che la corda si stoni. Peccato perché altrimenti sarebbe perfetto. Ma come fanno quelle da 50 euro con il piezo a essere perfetto? Più avanti provo a cambiare. Questo è un ukulele decente. Non l'ha mai, mai preso in mano. È bello che fa tutto un articolo. È come se uno facesse un lunghissimo articolo su un prodotto preso al discount a 4 soldi, si sa, quello uno paga, cioè la Benton hanno un rapporto qualità e prezzo che varrebbero anche il doppio, però questi da 50 euro no. Più avanti proverò a cambiare le corde, ma dubito che salga, che possa, in mio caso comunque non è più di tanto un problema visto che suono solo per passione mia. Ma se tu non ci capisci niente, ma perché fai dei lunghi articoli di baggianate? Non capisco. E questo ukulele resta comunque l'ultimo ukulele che scelgo di suonare perché, ripeto, è un grosso problema. Che vuol dire? Invece il suono è buono. No, l'ho sentito. Il suono non è buono. Sia acustico sia elettrificato, no. L'ukulele non ha il corpo, un accordatore che funziona con, pure l'accordatore. Evviva Dio, sono incluse nella confezione. Cioè, è logico che se tu metti quello, l'accordatore, le pile, l'ukulele non può valere tanto. Nella confezione manca la custodia e la cinghia. No, la cinghia non te la danno sull'ukulele. Non esiste. Specialmente su un soprano, non te la danno. Ma chi se ne frega, perché c'è sufficiente custodia a casa.
Cioè, stai a fare una recensione per gli altri o stai contando i cavoli tuoi? Magari gli altri non ce l'hanno una custode. Invece il suono è buono. No, aspetta, una cosa che manca è il perno per fissaggio della cinghia. È normale, è un soprano. Cioè, non te lo danno neanche sul tenore. Questo ce l'ho messo io. Ma non iniziamo a parlare. Le persone che di volare non ci capisce nemmeno di ceppa. Bisogna continuare a utilizzare classiche cinghie da ukulele. No. Ci metti questo, anche una vite. Io certe volte ci metto solo una vite. Qui ci ho messo. E qui ci ho messo un'altra vite più piccola, in modo che posso tenere anche così. Non necessariamente qua. Una cosa che... E poi c'è tre persone che hanno messo mi piace a questo. Certo, sarà suonare meglio dell'ukulele dell'Les Paul del... Ma a parte che non assomiglia un cacchio all'Les Paul questo. È solo... No, è una chitarra spalla, è un ukulele spalla mancante sfumato. Sentiamo adesso, ragazzi. Ragazzi, non posso dire non ho parole perché le parole ce l'ho, ma è meglio che non le dico. Arrivederci.